Roma, lunedì 3 luglio 2017, ore 19, Limonaia, Villa Torlonia. Evento Prestigio per le Arti, premio al personaggio, ideato da Sabina Fattibene, Art Director del Trittico Arte. Conduttori della serata, la giornalista Camilla Nata e Mago Elvin. Ecco i premiati di questa edizione. Per la medicina, il dottor Hamid Salari e il dottor Domenico Riitano. Ogni persona premiata fa qualcosa di interessante e quindi vedrete in questo premio che cosa succederà. Vogliamo conoscerla un pochino più da vicino, per quelli che ancora non sanno lo scopo della sua mission. Allora, ho detto un medico innovatore, intanto di origine iraniana. Ha avuto contatti con tante università, Teheran, Dubai, ma noi stasera lo premiamo per la sua capacità di dare sollievo al dolore con un sistema innovativo. Quale, dottore? È una tecnica particolare, si chiama ossigeno terapia. Praticamente tre molecole di ossigeno riesce a alleviare vari tipi di dolore nelle varie zone del corpo, specialmente per quanto riguarda ernie discali, senza intervento chirurgico. È una tecnica meravigliosa, una tecnica eccezionale, e quindi chi ha problemi di ernie discali anche si può risolvere senza intervento chirurgico. Dottore, mi permetto ancora una domanda, poi insomma più avanti saremo anche insomma un pochino più veloci, però merita spendere un po' di tempo per questo medico innovatore, ecco. Leggendo prima di lei e poi ascoltando una sua intervista, lei ha parlato di sollievo dopo appena 12 sedute di questa ossigeno-zonoterapia. Dottore, ma com'è possibile? Soprattutto un antinfiammatorio naturale non provoca nessun danno a livello dell'organismo. E quindi, quando si tratta di un antinfiammatorio naturale, è un antinfiammatorio, e dopo anche a volte due sedute, tre sedute riesce a sfiammare e quindi migliora praticamente la qualità del corpo. Porta più flusso di sangue dove c'è il danno e quindi già portando flusso di sangue già praticamente dà un sollievo. Io ho curato Franco Nero con un grande successo sia per quanto riguarda la schiena sia per quanto riguarda anche il ginocchio, anche nel caso di cervicale. Premio. Lei, la foto di rito? Sì, ci vuole la foto di rito, prestigio per le arti e la medicina, magari... al dottor Hamid Raza Salari. Grazie. Grazie, grazie. Premio per la medicina e la solidarietà al dottor Domenico Riitano per la sua intensa azione di medico svolta all'interno dell'associazione Onlus Tutti per Uno. Grazie a voi. Per la televisione Eleonora, Daniele e Roberta Giarruso. Allora, io non ho voluto mettere la sigla di Storie Vere perché io ti ricordo con Uno Mattina e con Michele, insomma, li abbiamo fatti di Natale assieme. Sì, sì. Anche con Luca Giurato. Senti, allora, noi ti diamo questo premio perché è, a parte che è meritato, e soprattutto perché con appunto con il tuo programma racconti proprio le storie delle persone, ma ecco, delle volte ti ho vista anche un po' emozionata in alcune storie perché ti prendono proprio in maniera particolare. Prossimamente? Si riparte con, si chiamerà Storie Italiane. Ho voluto mettere italiane vicino a storie perché secondo me sempre di più abbiamo bisogno di raccontare il nostro paese, la nostra Italia. Poi ci saranno altre sorprese, vediamo, insomma, però sarà un settembre caldo. La nostra hostess che ci porterà il tuo premio. Grazie. Grazie mille. Foto di rito, vieni. Come no, premio prestigio per le arti per questo contributo alla televisione grande. Ancora grazie. C'è anche un attestato di accademico da parte dell'Accademia Costantina che ti viene dato apposta come benemerita dell'Accademia.
Sì, wow. Eleonora, su segnalazione di Sabina per il settore arti, il Consiglio Generale ti ha assegnato il premio di benemerenza. Sono molto emozionata e davvero vi ringrazio tanto. Penso che facciate un'opera meravigliosa, quella di portare informazione anche nell'arte e la cultura, l'arte è anche la gioia e il raccontare, e il scolpire, disegnare, imprimere su una tela o su qualsiasi altra forma d'arte la bellezza. Complimenti ancora! Anche questo ulteriore riconoscimento meritatissimo alla nostra Eleonora Daniele. Beh, era Carabinieri, la fiction. Signore e signori, è bellissima Roberta Giarrusso. Guardate che spettacolo questa donna. Il ritratto dell'amore. Veramente, Roberta, il ritratto dell'amore. Intanto tutti si aspettano di sapere quanto manca, questa è la prima domanda. Manca pochissimo, forse rischio di partorire anche qui questa sera, però mago, tu allora, che sei mago, vediamo un attimo, siccome posso vedere oltre che attraverso i vestiti, sappiate, ho delle lenti particolari. Indovina il sesso. Vediamo un po', no, tu già lo sai. Io sì, appunto. Ma tu, se sono mago, lo devi sapere per forza. Diciamo che... No, secondo me sta giocando a carte, lo vedo, Premio Prestigio per le arti, per segmento cinema, grazie. A Roberta Giarrusso. Un applauso anche alla compagnia di Roberta. Grazie. Grazie. Ciao piccola. Un attimo che c'è Sabina. L'Accademia. Ah, i maestri accademici sono sempre pronti. È dell'arte. Per la musica Gerardo Di Lella e Claudio Simonetti. Maestro Gerardo Di Lella. Complimenti maestro, abbiamo avuto l'onore di averlo in diretta con Gloria Gaynor, ma presto con un nuovo incontro il 15 luglio a Marina di Pietrasanta in un contest meraviglioso con Amy Stewart. Il repertorio è lo stesso perché facciamo un omaggio agli anni 70 e quest'anno c'è una ricorrenza importante perché il 77 è l'anno della febbre del sabato sera, quindi sono 40 anni della febbre del sabato sera. E il clou degli anni 70 viene tra il 77 e il 78, quindi tra quest'anno e l'anno prossimo abbiamo un po' di concerti in programma, tra i quali questo è Pietrasanta, facciamo anche lo Sfere di Stereo a Macerata, che è un festival importantissimo, e stiamo lavorando su queste cose. Sono contento di vedere i risultati dopo anni di lavoro. Per il settore della musica, maestro, conferimento di benemerenza accademica. Il brano lo conoscete tutti, è Profondo Rosso. Allora facciamo un applauso a Claudio Simonetti, che devo dire ho avuto anche l'onore di avere delle sue musiche per dei Io ho visto i suoi spettacoli dove metteva. Ho fatto tempo fa un numero con Papa Francesco in Sala Nervi, qualcuno di voi l'avrà visto, e dove lui mi ha dato una mano a far volare un tavolino. Beh, il gioco si chiama il tavolino spiritico e ho usato la musica di Suspiria, no, di opera. Con due assi della musica stasera, eh? Va bene. Questo è importante. Allora, se sei qua per il premio, la nostra Antonella ti dà premio Prestige per le arti, Claudio Simonetti. Grazie, grazie. Abbiamo scelto la stella perché a volte siete delle stelle nel firmamento. La prossima Hollywood. Come scrittori, Marco Melegaro, autore del libro Carosello, genio e pubblicità all'italiana, e Maria Pia Cappello, autrice del libro Amore e Pace, edito da Sarpi Arte e dedicato alla sorella Antonietta, scomparsa circa 2 anni fa. E la sigla di... Facciamo un applauso a Marco Melegaro. Allora, credo fosse necessario nei 60 anni. Sei rimasto bambino, no, no,
smettiamo subito questo. Carosello era per tutti, non a caso è stata una trasmissione culto che ha fatto, segnando la storia della TV. Io ho potuto ricordarla nei 60 anni dall'inizio, nei 40 dalla fine, perché Carosello è stato lo specchio del paese, non è una frase fatta, ma bensì in realtà, perché erano dei mini film che andavano, i migliori autori, i registi, attori, prima del codino che era il messaggio pubblicitario vero e proprio, quindi pubblicità all'italiana, l'ho chiamato il libro perché di fatto è una... Sì, genio, genio assolutamente, perché lì sono nati i personaggi, i tormentoni che ancora oggi ricordiamo, slogan come, non so, Cinava, contro le voglie della vita moderna, ancora adesso c'è, cioè, tanti altri. Calimero, che mi è sempre, ovviamente, sempre scorpionero, no? Bene, allora Antonella porta il premio per Marco Melegaro. Grazie. Facciamo un applauso, il fondo di rito. E anche Marco diventa accademico. Grazie. Ti ringrazio, Marco, della copia del tuo libro e della tua dedica. Noi questa sera abbiamo pensato di premiarti intanto come scrittrice, ma poi soprattutto come profonda conoscitrice dell'animo umano. Sì, buonasera. Io questo libro me lo tengo stretto al mio cuore perché qui c'è la foto di mia sorella. Mia sorella, prima di lasciare questo mondo, ha detto queste parole meravigliose. Ha detto in questo mondo sono importanti solo due cose, l'amore e la pace. E quindi questo pensiero che è nato sotto un cielo stellato in un piccolo paese della provincia di Frosinone, Santo Padre, messaggio diventi universale, soprattutto in questo momento molto difficile che stiamo vivendo. Quindi ecco, io veramente auguro a tutto il mondo la pace, perché ne abbiamo tutti bisogno. E questo è bellissimo, e la pace che sta dentro ognuno di noi può essere esportata attraverso i confini e come un virus buono diffondersi. Vogliamo ringraziare anche il tuo editore? Sì, l'editore è il dottor Luigi Sarti. Allora Maria Pia riceve il premio, la foto di rito, eccoci qua. Questa donna meravigliosa. Grazie, grazie. Premio per le armi e per la scrittura, grazie. Grazie. Un omaggio a Franco Califano con il cantante Sandro Presta. Con i momenti di danza orientale della ballerina Bahira Nur. Alessandra Nati, in arte Bahira Nur. Ok, grazie. Foto di rito, allora.